Ecco la prova sul campo del nuovo Google Libri. Stiamo utilizzando il Samsung Galaxy Note. Innanzitutto facciamo partire l'applicazione scaricata dal market. Qui vediamo i nostri libri, quelli che abbiamo acquistato o scaricato gratuitamente dallo store. In questo caso guardiamo alcune delle potenzialità della lettura su Android aprendo un libro che abbiamo scaricato gratuitamente dal market. Come potete vedere, le pagine, pur non essendo in un formato ebook classico, l'esperienza di scorrimento è molto gradevole. Vediamo alcune delle opzioni che sono previste, opzioni che cambiano a seconda dei libri. Allora, innanzitutto, in questo caso è disponibile un sommario, quindi è navigabile anche per sommario, oltre a poter utilizzare una barra sottostante. Le opzioni di visualizzazione riguardano per esempio il tipo di contrasto, in questo caso è nero e bianco su nero nella modalità notte, mentre la modalità giorno è più tradizionale, nero su bianco. Un'opzione interessantissima è questa delle pagine originali. In questo caso si può vedere come il formato originale delle foto del libro da cui è stata estratta la scansione sia stato mantenuto completamente. E un'altra caratteristica interessante è quella della lettura ad alta voce. Tornando sul testo Tutte le misure scorrevole. particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però riclamate dalla. Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate. 60. Il trattamento dei membri della consulta di Stato è lire 30.000. Titolo. Informazioni sul libro e opzioni di condivisione, mentre informazioni sul libro rimanda allo store che stiamo per vedere. Il condividi attiva le opzioni di condivisione che sono già disponibili sul nostro dispositivo. I libri possono essere rimossi, resi disponibili online o cancellati. Cliccando sullo store andiamo direttamente sulla sezione dedicata ai libri. In questo caso vediamo che se fossimo entrati dal Google Play tradizionale, oltre all'applicazione in grande evidenza, abbiamo ora una duplice sezione, quella dei libri. Esattamente come il Google Play tradizionale, ci fa vedere quali sono i titoli in evidenza selezionati, ma poi come vedete abbiamo per categorie, nuovi arrivi, i più venduti, nuovi arrivi in narrativa, nuovi arrivi saggistica. E i titoli gratuiti. Proviamo per esempio a scaricare le novelle. Vediamo i libri collegati, chi ha visualizzato altri libri e i commenti che in questo caso non sono presenti, non sono stati ancora inseriti, le valutazioni e le recensioni. Cliccando su apri si tratterebbe di acquisti se fosse un titolo a pagamento. Ecco comparire alcune delle novelle del Verga. Vediamo le opzioni disponibili, per esempio le pagine originali dall'edizione da cui è stato scansionato. Molto interessante per i filologi. Torniamo sul testo scorrevole. In questo caso non è disponibile, non è chiaro perché è la lettura ad alta voce. Dopo averlo acquistato o scaricato gratuitamente, il libro viene aggiunto alle nostre raccolte.
Questo è in sintesi quello che permette di fare Google Libri in Italia.